Amici Trebi Meteo, un saluto da Luca Pace. Chi di voi non ha mai utilizzato o sentito dire il termine canicola per descrivere quelle giornate calde, afose, tipiche del periodo estivo, caratterizzate quindi da elevate temperature, elevati tassi di umidità e assoluta assenza di vento? Ebbene, dovete sapere che il termine canicola ha origini antichissime, infatti deriva da un termine latino canicula che veniva utilizzato per descrivere la costellazione del cane maggiore che con la sua stella Sirio proprio nel periodo più caldo dell'anno, tra luglio e agosto, sorge in contemporanea con il sole. Non è tutto, in quanto anche il termine Sirio ha origini antichissime, questa volta greche, e deriva dal greco Seirus che appunto significa ciò che fa appassire, ciò che fa inaridire. Anche i greci quindi avevano legato il nome di questa stella al fatto che essa sorge insieme al sole proprio nel periodo tra luglio e agosto, che sono le giornate più calde dell'anno, quelle che sono state ribattezzate quindi i giorni del cane, da cui il termine canicola. Bene, per questa curiosità e approfondimento è tutto, ovviamente i nuovi approfondimenti vi aspettano come sempre sul sito trebimeteo.com.